Salve, posso intervistarla? Dalle donne mi faccio sempre dare del tu. Bene, potresti dire il tuo nome? Dylan Dog. Sappiamo che il tuo è un lavoro molto particolare. In cosa consiste? Io sono un indagatore dell'incubo. E dove vivi? Craven Road 7, Londra. Hai sempre fatto questo mestiere? No, prima ero un poliziotto di Scotland Yard. Sei rimasto in buoni rapporti con Scotland Yard? Ho il caro amico ispettore Block, il mio vecchio. Hai qualcuno che ti aiuta con il tuo lavoro? Un assistente pazzo di cui prima o poi mi sbarazzerò. E ti è utile? A parte fare il tè, mi lancia la pistola. Sai, io sono contro la violenza. Credi di avere un sesto senso nel tuo lavoro? Ma io al massimo arrivo al quinto senso e mezzo. So che ti ostini a guidare un'auto che spesso ti lascia a piedi. Ebbene sì, un maggiolino bianco cabrio. E cosa pensi ogni volta che ti trovi nei guai? Beh, la mia tipica espressione è giù da ballerino. E l'opinione pubblica cosa pensa di La maggior parte che sono un ciarlatano. te? Qual è la tua tariffa? Quando mi pagano è 100 sterline al giorno più le spese. Ma i mostri, chi sono e dove si incontrano? Ovunque e spesso sono umani. Dicono che sei spesso al verde. Diciamo che ormai è un colore che mi dona. Ci sono storie che ti porti dentro più di altre? Johnny Freak, Brie. E delle donne, che mi dici? Che le ho amate tutte. Si dice che tu sia molto ironico. Cerco solo di stare al passo con gli scherzi della vita. Senti di aver qualcosa da concludere nella vita? Mio galeone. Dylan, ti senti un eroe? Io, con tutte le paure e i dubbi che ho. E che rapporto hai con la modernità e i mass media? Direi che non ci frequentiamo. Però so che gli animali li ami. Da sempre sono anche vegetariano. E prima di salutarci, potrei offrirti un drink? Per me è solo tè.
La tua serata perfetta? Pizza e cinema, per me film horror naturalmente. Hai qualcosa a dire alle persone in un momento di pandemia come quello attuale? Te lo dico nel modo in cui mi esprimo meglio. Leggete il fumetto. Leggete il fumetto.